Abbiate un po' di pazienza, ci vediamo sui campi di battaglia. Così scrivevano alcuni degli arrestati immortalati davanti alla Tour Eiffel, tra loro Zaher Hassan Mahmoud, 27 anni pakistano, che 2 mesi dopo quello scatto, nel settembre 2020, avrebbe ferito a colpi di mannaia 2 giornalisti davanti alla vecchia sede del giornale satirico Charlie Hebdo, facendo ripiombare Parigi nell'incubo terrorismo. Prima di entrare in Francia, fingendosi un minore non accompagnato, era passato dall'Italia. A lui sarebbero legate le 6 persone arrestate oggi con l'accusa di terrorismo internazionale. 14 in tutto le misure di custodia cautelare, quasi tutti pakistani. Una rete ramificata in diverse città italiane e in alcuni paesi europei, legata al network più ampio Gabah. Sinergia tra intelligence e law enforcement, e questo è stato uno dei punti di forza di questa indagine che ha condotto alle misure che sono state eseguite nella giornata odierna. Un blitz preventivo a conclusione dell'indagine della Digos di Genova e dell'antiterrorismo, il punto di svolta con il rientro in Italia, in provincia di Reggio Emilia, del principale indagato, Yasin Tahir, 25enne pakistano, presunto leader della cellula che nel 2015 aveva ottenuto lo status di rifugiato. Sui social inneggiava la violenza contro gli infedeli. Fammi lavorare 2 mesi e poi troviamo la nostra tana, diceva al telefono. 2 mesi e comincio a comprare le armi.